Vincenzo, come stai? Come state? Oggi proviamo ad aprire insieme la sessione del mix di Cambiare Adesso, della produzione e tutto quanto. Vediamo se siete un pochino. Aspetto un secondo ancora. Intanto gioco un po' con la sessione. Sentire dei suoni in solo. Ditemi se sentite bene. Ciao Ale, ciao Pit Bacchini. Ditemi se sentite bene. Qua tutto bene, sì. Ah, è vero. Così non dovresti sentire più il fischio. Una vecchia versione di Q2 perché non ce l'avevo, l'ho dovuto installare al volo e non ho messo il codice, ma tanto dovrebbe andare per un po' di giorni. Ormai usiamo solo Q3. Si vede che non usavo Limitless da poco. Guardate quanto l'avevo spinto forte. Il brano parte, sì, c'è stato sick look nel senso che furono fatti più di un provino diverso, mi portarono più di un provino diverso di Cambiare Adesso. E io preferii il provino fatto da Sick Look e poi in realtà del provino di Sick Look tenni solo dove casse rullante colpivano, cambiando anche i suoni. E poi ci siamo visti in studio e l'ho reso partecipe, con questo massimo rispetto a Sick Look. Diciamo che la produzione in realtà è tutta avvenuta a Los Angeles in un giorno solo, io, Alex Alessandroni che suonava tutti gli strumenti e basta, i ragazzi che erano dietro sul divano ad ascoltare e a sentire cosa gli piaceva e cosa non gli piaceva. Quindi
perciò tutto il bulk della produzione l'ho fatta io insieme ad Alessandroni che suonava gli strumenti, tenendo ovviamente dal provino di Sick Look. La cosa che mi colpì molto è dove le casse rullanti cadevano, perciò ho cercato di emulare quello cambiando i suoni e basta. Questo è. C'è tanta di quella roba. C'era addirittura, mi sembra, se non ricordo male, e le chitarre furono fatte poi a Milano, quasi tutte, da Lorenzo Sarti, che è un bravissimo autore italiano che abita a Los Angeles, adesso in Italia per il coronavirus, che è firmato editorialmente alla mia casa editoriale e che ha anche scritto parte di due brani nel disco di Fedez, di Paranoia Airlines. È anche un bravissimo chitarrista, Lorenzo Sarti, e gli chiesi se aveva voglia di provare a fare delle chitarre su questo brano, perciò sicuramente le acustiche e anche parte delle elettriche, queste era lui. Mentre questa sicuramente non è lui, ma forse addirittura l'ho suonata io, potrebbe essere, perché vedo che il convertitore era JCF che ho a Los Angeles. Queste chitarre distorte fatte in malissimo. Sì, Davide, cambio, no, bravo, cambio zero latency, natural phase, linear, tanto se lo uso più magari sul bus, allora tendo a usare più linear o natural phase sul bus stereo finale per cercare di rispettare più possibile appunto la fase. Se invece lo utilizzo su un canale singolo, tendo a sbattermene e usarlo anche in zero latency. Queste qua le ho fatte io, mi sa. O addirittura è un synth pitchato, perché sentite c'è il pitch bend, aspetta però. A parte che possiamo vedere. Sì. No, pensavo, potrebbe essere comunque anche un suono di una tastiera esterno, perché vedo che vicino c'era un synth, però controlliamo, scusate, c'è tutto. No, 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 sono in realtà suonate e il pitch è fatto probabilmente con un Wi-Fi. Andiamo a vedere i file originali. Mettiamo in solo. Ah, sapete cosa potrebbe essere anche? Potrebbe anche essere il Mellotron suonato nel DI dell'Overstayer che avevo di fianco a me, che poi entrava nel JCF, perciò potrebbe essere benissimo un synth suonato con alcuni punti poi, come vedete, editati o col Wi-Fi. Strano però che non trovi il MIDI della parte, probabilmente l'ho suonata in tempo reale dentro. Però bella questa. Questa qua da. Allora, il basso invece, ci sono multipli bassi, allora c'è un sub bass, suonato tutto mi sa in diretta, vediamo se c'è eccolo qui, il MIDI, tutto in diretta da Alessandroni, come vedete Alessandroni ogni tanto fa. Come vedete poi c'era una già. Già nell'input un Oxford Dynamic che veniva sidechainato dalla cassa, perciò per quello lo sentite pompare un po'. Ed era anche già distorto dal black box. Ecco,
ecco ragazzi, qua sotto c'è il beat originale di Sick Luke. Questa era la batteria di Sick Luke, ce l'ho ancora. L'avevo tenuta sotto comunque per dare suono, sentite? E sopra invece c'è la batteria suonata da me con i miei campioni o le mie MPC, non mi ricordo, alcune cose, un mix, perciò... Comunque sentite che la roba di Sick comunque serve di brutto perché dà movimento. Perciò, per tornare al basso, sub bass che viene solo leggermente, vediamo se c'è ulteriormente un'automazione. No, non c'è automazione, ma c'è poi il sub bass che viene passato anche a una distorsione. E ora non capisco com'è. Ah, eccola qua. Ah, perché non abbiamo in view tutti i send. Ecco qui. Perciò il sub bass va a un bus che anche ulteriormente col Saturn distorce di più. E poi vabbè, il Prime B controlla le basse. E perciò insieme. In più, nell'inciso arrivano degli 808 distorti insieme. Non so se su Crash sia il flanger, dopo lo guardiamo, ma sicuramente nel beat di Sick Luke, quello che tengo sotto, c'era flanger dappertutto. Non so se l'avevo messo io o in realtà l'aveva messo lui. Potremmo anche vedere perché c'è qui, questo in realtà è un bounce di qualcosa. C'è un torque. Avevo usato torque, che è quello che serve di... però non so se era questo in particolare, questo non l'ho mai usato. Avevo tolto delle frequenze specifiche, cioè devo tolto dell'impatto su delle frequenze specifiche, però non so se poi questa pista l'ho mai bounceata. Detto questo, ne vediamo subito se nel crash in realtà c'è, ma può darsi che sì, c'è il flanger, bravo. Eccolo qui, sentiamolo, non mi ricordo più niente. Bel colpo Davide. Certe volte il flanger, soprattutto sulle alte frequenze, aiuta a far uscire di più, a colpire di più. Quando arriva il crash qui... Sono i 9 di batteria, è tutto splice. Ragazzi, come vedete c'è anche il nome ancora. No, le casse, alcune casse, no, non sono splice, ma è un bounce di qualcosa che avevo fatto. Che magari, vedi, viene da un bus... kick, che vediamo cos'era, eccoli qua, possiamo risalire a tutto, bam. Allora, avevo probabilmente fatto delle cose con l'MPC, esatto, vedete, il beat principale MPC 3-4, 3-4, 3-4, era tutto fatto con l'MPC, le casse, probabilmente anche parte del rullante. Siccome erano tantissime casse, a un certo punto le ho bounceate, le ho raggruppate in questi due gruppi, che sono lo stesso gruppo processato in maniera diversa. Perciò la cassa in realtà che sentite, quelle che arrivano da kick, sono tutti MPC. Adesso rinascondiamo queste e ascoltiamo solo la cassa, un secondo, questi dell'MPC. Poi sicuramente, visto che queste arrivano da lì, magari c'è anche un bus rullante che arrivava dall'MPC. Vediamo se c'è un altro input MPC, eccolo qua, 1, 2 e 5, 6. Perciò questo rullante arrivava dall'MPC, perciò noi possiamo volendo... E questo pure, che sono hi-hat. Però sentite che figo Sick. Comunque Sick Look, comunque come girano queste casse rullanti, ma mi hanno sempre colpito. Dal primo provino di Sick Look ho detto, cazzo no,
Qualsiasi cosa facciamo sul pezzo dobbiamo mantenere dove la cassa rullante colpisce, sentite. E poi piano piano le aggiunte sono suoni di, vedete, proprio con i nomi originali, se li cercate su Splice li trovate. Snare Trap, Cruels, Danno Liberia Cruel, tutti i suoni. Bassi e poi oltre ai due bassi che vi ho detto, ho due ulteriori piste di 208 che esaltano solo alcune note che servono poi all'interno del brano. Why? Because there were too many kicks. I was getting probably confused, or simply I liked the balance that I got. And when you like something, you need to commit, because you know DAWs, they give you too many options. You know, they give you too many things. So when I like something, I just commit to it. So what I did basically, let me show you. I just got all these kicks. And probably grouped, as you can see, actually, they still have the same output assignment. So kick, 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 kicks, kicks, and then a master on the kicks. It was probably limiting, you know. And actually, as you can see, a kick was actually triggered by trigger two. Another one, three actually were triggered. Then three are coming from MPC, four actually from MPCs. They were all different sounds, and when once I liked the balance, I just printed them. Yeah, and I printed them through all the effects and through the master effects. So, and there's also the aux. This is the original aux that had, we can actually open. So not only they were still going through an E channel, through a lo-fi, and through a pro sub. Which I'm not using that anymore now, but it's a great Avid plugin that generates, you know, subharmonic low end, and you can tune it very quickly. It's very, it actually sounds really great, but Submarine by Wave sounds better in my opinion. So I just moved to Submarine when I need a subharmonic generation. By the way, these are the kicks, and this is so you'll probably see that this sounds exactly the same. You know, oh, I should. Now probably trigger one will not load the, so it's worthless. Will not load the samples because they are not in the same folder. So let me just, but basically this is exactly the printing. And see, I was probably not willing to keep the lo-fi and pro sub in the bounce, so I moved the lo-fi and the pro sub on the bounced version, so I could have had more control just to contradict what I said before. And this is a copy of it that probably has like grittier, let me see, let's compare these two lo-fi. No, they are exactly the same. I don't even know why I double it. Sometimes you double it to have more level without changing automation. So I mean, phase issues is everything. Phase issues, it's the main thing. And
knowing how to handle and how to actually discover face problems and how to fix face problem to me is everything, you know, and how low end frequencies interact with each other, it's everything. So after 30 years of doing this, I pretty much know how to fix it. Sometimes it's just a timeline issue, you know, and you can zoom it in so to the sample level to see if there's something, you know, that's not really working. So you just can put easily a time adjuster to move a kick versus the other. Sometimes it's just phase. So a plugin like the IBP really works well. It doesn't work as well as the hardware equivalent, but it's worked pretty well because with this plugin, you can both move time-wise, you know, you can delay the signal by milliseconds, not even. So between here and here, it's 2 milliseconds. But also, you can rotate the phase focusing only on some frequencies. So first of all, you can select if the phase center is low or high. So if it's low, you're gonna move more the phase problems in the low end. And this is gonna move more the problems in the high end, which is very helpful, you know. Also, this has a 90 degree phase adjust and a 180 degrees. So you can invert and then adjust 90. So that means it's 270 because you're inverting by 180 and then adding another 90. So you have all the different variations. And then you have a full, you know, bypass for the delay and a full bypass for the phase adjusting. So it's pretty comprehensive. I highly recommend this plugin, you know. Another good one, but only for the timing problems, is the Eventide, Precision Time Align. Look at this, because this is the only plugin that can go early, not only, see, you can adjust negative, so you can get a sound. The only downside is you have only, 10 milliseconds, so it's not a big, you know, adjustment, but actually it's the only one that will allow, and also you have nanoseconds here, so you have micro adjustments, as you can see from the inches here, and you have bigger adjustments in milliseconds upper. Smart. They only have though a phase invert. They don't have all the different degrees of phase adjustment that you have on the other plugin. Still pretty crazy. So let's go. Sì, Ugo, sarà caricata su YouTube anche. Let me show you something else, sequencer. Oh, something pretty interesting. I already showed this probably. It's my Goatkeeper pedal on the Rhodes. We showed it on the another, and I use it a lot. So look, it's a Rhodes piano going through this hard tremolo pedal that takes its sync from the click coming out from Pro Tools. So it's tightly synced and locked to the beat. So let me just play you the beat, or just a part of the beat. Listen how tight is the tremolo grooving, you know, with the beat, because it's actually sample accurate, basically. Logan sound coming from Omnisphere. And then we have the vocals somewhere. Let me see. I also love... I love this. That was actually my Mellotron played by Alessandroni, I think, or maybe played by me. I don't even remember. We exchanged a couple of, and this is, I love it.
Oh boy. Adesso ha pagato caro il prezzo di questo successo. Amici e puttane ti tradiscono sul più bello. Dici che non vuoi vedermi di andarmene via. Tutti i soldi del mondo non coprono la notte. Sì sì, master finale sempre mio. In questo pezzo in particolare mi sa che non c'era neanche, forse non c'è neanche stato mastering vero e proprio. Ma ormai il mastering vero e proprio è più che altro avere un orecchio in più che controlli che tu hai fatto tutto giusto. Non è di sicuro mai una grande rivoluzione sonora. Dopo 30 anni è difficile che tu rivoluzioni un pezzo in mastering, insomma. E poi generalmente, come vedi, chi è che mi ha fatto la Davide la domanda, vedi i livelli sono, guarda, mettiamo il, cosa potremmo mettere, il clarity, non so se il clarity lo faccio vedere anche qui. No, allora ti metto il WLM Plus, così vedi anche tu, i livelli sono già altissimi, cioè. Vogliono cambiarmi ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrei cambiare adesso? Ho pagato caro il prezzo di questo successo. Amici e puttane ti tradiscono sul più bello. Dici che non vuoi vedermi di andarmene via. Tutti i soldi del mondo non coprono la nostalgia. Rivedo gente, mi trattano come non fossi più io. Ma tutti quanti in giro sanno che sta strada è ancora mia. Ho scelto i soldi ma non è per questo. No, no. Che ho messo il mio cuore dentro un cassetto. Ho paura dell'amore e non del resto. Se ti vedo in giro cambio verso. No, io non cambio, la droga che ti cambia. L'unica cosa che cambio. Trattamento delle voci, Vincenzo. Ok, faccio le richieste. GNP, puoi provare a togliere tutte le chitarre? Vediamo se riesco a togliere tutte le chitarre. Allora, vogliono cambiarmi ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrei cambiare adesso? Ho pagato caro il prezzo di questo successo. La GNP, intendi tutte le chitarre vere o anche quelle finte? Allora, intanto toglio quelle vere. Vogliono cambiarmi ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrei cambiare adesso? Ho pagato caro il prezzo di questo successo. Perché questa è finta. Ciao Giampiero. Questa io la considero più una tastiera, anche se è un suono di chitarra, perciò dimmi tu. Ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrei cambiare adesso? Ho pagato caro il prezzo di questo successo. Amici e puttane ti tradiscono sul più bello. Dici che non vuoi vedermi di andarmene via. Tutti i soldi del mondo non coprono la nostalgia. Rivedo gente, mi trattano come non fossi più. Ma tutti quanti in giro sanno che sta strada è ancora mia. Ho scelto i soldi ma non è per questo. No, no. Che ho messo il mio cuore dentro un cattivo. Allora, guardate che roba, le voci, quanti paralleli ci sono. Perciò questo è diciamo, il bus principale dove arrivano tutte le voci. Come vedete sono assegnate, adesso non so chi sta cantando qui, però insomma ci sono tutte le voci assegnate. Tutto va a finire a voci, no? Però poi le voci passano anche tra... Da un parallelo. Gente, mi trattano come non fossi più, ma tutti quanti in giro sanno che sta strada ancora. Un parallelo di Arousor con un Deesser che filtra. Un parallelo di equalizzatore estremissimo sugli 8000. Gente, mi trattano come non fossi più, ma tutti quanti in giro sanno. Un parallelo di distorsione. Gente, mi trattano. Un parallelo di Widen della Sonnox. Bello questo, il doubler della Sonnox. E basta, sentite senza. Gente, mi trattano come non fossi più.
questo giovane re, perché dovrei cambiare adesso? Ho pagato caro il prezzo di questo successo. Amici e puttane ti tradiscono sul più bello. Dici che non vuoi vedermi e di andarmene via. Tutti i soldi del mondo non coprono la nostalgia. Rivedo gente, mi trattano come non fossi più io. Ma tutti quanti in giro sanno che sta strada è ancora mia. Ho scelto i soldi. In cuffia è molto evidente. In cuffia è molto evidente, magari dalle casse piccole sentite meno, però dà una presenza, una distorsione, cioè un enhancement delle medie frequenze e un widening che è notevole. E poi trattamento delle voci singole sono abbastanza normali, un filtro passa alti su toni, un autotune usato ovviamente anche per scelta stilistica, come vedete al massimo 0000. Un 1166 per dare una prima compressione, un'equalizzazione abbastanza normale, una distorsione però in parallelo al, cos'è, 12%. E poi, questo lo uso spesso, forse l'avete visto, un equalizzatore dinamico puntato di solito questa volta sui 200, di solito su 176 molte volte, che toglie le basse solo in quel punto. Sul mio cuore dentro un cassetto, ho paura dell'amore e non del resto. Poi attenzione, perché anche sui singoli ho fatto dei paralleli, perciò vedete che Tony ha sia soldi, ma non è per questo, un compressore, un distorsore, un micro shift e un delay, senza soldi, ma non è per questo che ho messo il mio cuore dentro un cassetto. Poi ricordatevi che su Tony avevo fatto anche, mi ricordo, un lavoro con i vocal, con i tipo di vocoder, che in qualche modo creavano dei cori che non c'erano, perciò sentite. Ho scelto i soldi, ma non è per questo che ho messo il mio cuore dentro un cassetto. Ho paura dell'amore e non del resto. Ti vedo in giro, cambio verso. No, io non cambio, la droga che ti cambia. L'unica cosa che cambio ogni giorno è la mia stanza d'hotel. Le compro una borsa di Chanel. In barca con lei a Saint-Tropez. Culo sopra un coupé. Se faccio questo. E poi c'erano i cori che lui aveva fatto, che sono trattati separatamente. Cambio la droga che ti cambia. L'unica cosa che cambio ogni giorno è la mia stanza d'hotel. Le compro una borsa di Chanel. In barca con lei a Saint-Tropez. Culo sopra un coupé. Se faccio questo lo faccio per me. Sto contando il mio cachet. Dopo non penso più a te. Il mio cachet. Se faccio questo lo faccio per me. Sto contando il mio cachet. Dopo non penso più a te. Vogliono cambiarmi ma sono nato per... Fantastico, Dylan. Dylan mi ricordo che aveva perplessità sul... perché era una delle prime volte che sentiva la sua voce che cantava. Per me era fortissimo dal primo secondo. Dal primo secondo ho sentito il provino, dicevo, ma tu devi cantare, cioè, sentite che è figo, cioè. Dopo non penso più a te, Vogliono cambiarmi ma sono nato per questo. Giovane re, perché dovrei cambiare adesso? Ho pagato caro il prezzo di questo successo. Amici e puttane ti tradiscono sul più bello. Dici che non vuoi vedermi e di andarmene via. Tutti i soldi del mondo non coprono la nostalgia. Rivedo gente, mi trattano con... Dicevamo che plugin per il vocoder, te lo dico subito, che non me lo... secondo me era Vocal Synth al tempo, perché non c'erano tantissime alternative, ma mi potrei totalmente sbagliare, ora però devo anche trovare dove sarà, eccolo qua, guarda, Vocal Synth 2, apriamolo, ed era Vocal Synth 2, però mi ricordo che avevo una pista che, eccolo qua, il MIDI, vedi? Io suonavo del MIDI e me lo mandavo al Vocal Synth. Perciò, se volete, possiamo riemulare la stessa cosa. Guardate, Sol, Solo. Ho scelto i soldi, ma non è per questo. Vedete? Ho messo il mio cuore dentro un cassetto. Paura della... Cioè, se ipoteticamente io muto questo MIDI e lo suono dalla mia tastiera. Adesso non so se mi vedete, ma mi metto la scena 2, magari mi vedete meglio. Ecco. Guardate, adesso... Guardate cosa posso fare. Posso fargli suonare qualsiasi altra nota, in teoria. Ho messo il mio cuore dentro un cassetto. Ho paura dell'amore e non del resto. Se ti vedo in giro cambio verso. Ricordo quando stavamo insieme adesso. Mi sveglio con un tipo diverso nel mio letto. Amici che tradiscono il tuo successo. Non ho buttato mai le spalle a mio fratello. No, io non cambio, la droga che ti cambia. L'unica cosa che ti cambia è la mia stanza.
Potremmo fare una versione tutta maggiore del pezzo facendo cambiare tutte le voci. E comunque quello che sta strada ancora mia. Ho scelto i soldi, ma non è per questo, no, no. Che ho messo il mio cuore dentro un cassetto. Ho paura dell'amore e non del resto. Se ti vedo in giro cambio verso. No, io non cambio alla... E per finire Wayne, anche lui aveva un suo trattamento. Sono un assassino, un dito sul grilletto, la vendetta un piatto, va servito freddo, infami e serpenti nel mio castello, giovane re. Si sono nato per questo, sì lo so, non mi capisci, non stai attento, non cambierò, l'ho giurato a mio fratello. Ti prego no, non farmi il lavaggio del cervello, qui tutti stanno odiando, quindi stai attento. Vogliono cambiarmi, ma sono nato per questo, giovane re, perché... Bene ragazzi, mi sembra di aver fatto una disamina buona. Se avete ancora domande, se no ci vediamo il prossimo martedì per un'altra puntata di Canova Speed Date, in questa versione in cui apriamo le sessioni. Scrivetemi in privato su Instagram se volete cosa vorreste di prossimo, di prossime sessioni. Guardatevi voi le mie produzioni, guardate anche su Spotify, c'è una playlist che ho creato, produced by Canova, o se andate su YouTube c'è un'altra playlist produced by Canova in cui trovate tutte le cose che ho prodotto, anche cose americane potreste chiedermi, o anche Freaks, pensavo il pezzo che ho fatto con Kid Himself potrebbe essere una cosa carina, o anche il testo è scritto da loro, certamente sì sì, ma anche la melodia è scritta da loro, il pezzo alla fine l'abbiamo poi firmato io, Sick Luke, anche Alessandroni e loro, perché anche la parte musicale del beat conta, però diciamo la scrittura pura della top line del testo è loro. Ok, pensate cosa volete e fatemi sapere, che poi compatibilmente se sono nel server che ho portato la apriamo martedì prossimo. Ragazzi, alla prossima, è stato un piacere, lo uploado su YouTube comunque. A presto.